Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con l'ottava puntata del Server Free. Questa sera sono in compagnia di un po' di gente, sempre full come sempre. Allora andiamo qui sui nomi. Abbiamo Casinista YouTube, Loren, Edward, Agri Alfa, Agri Fabri, Marco aperta e chiusa parentesi, DV Channels in A TS, tutti, buonasera Monster 500 a tutti. e Android. Salve. E poi c'è sempre sto FMarco95, tra parentesi, Admin, non si È sa troppo mai. Chissà chi lungo non è. Oh, sto ma chi sei? Oh, persona. ma guarda che non, il mio compo da sempre è mio, bannaria. Non si vede mai, non lavora mai, Ah, non si vede mai in almeno so, gioco. questo qua cosa viene fuori dentro il server. Vabbè ragazzi, allora, nel frattempo abbiamo un Monster 500 che dovrebbe organizzare una vendita di girasoli, qua in zona. Ho il Well. Muel, allora il Muel. Poi io, Edward e Agri Alfa stiamo tagliando, ranghinando e raccogliendo erba al 13. Poi ci sono due che uno sta seminando e uno erpicando. Sì, arriva qua il 13 che è in fase. Poi abbiamo Esi ragazzi. Poi infinito, no, in fase. abbiamo il campo 6 e il Infatti. 3 fermi. Abbiamo l'8 in fase di preparazione. Poi abbiamo il 17, il 9, il 2, l'1. No, il 5 è pronto. Ma il 5 cos'è che c'è? Ci sarebbe. Erba. No, orzo c'è da trebbiare. Eventualmente, se c'è proprio qualcuno di libero, si può iniziare a trebbiare il Qua mi 5. serve tre fissi sull'erba, il carro si impegna perché sono tutto su. Ci sono, se c'è un Dovrei andare a trattore, se c'è un mangiare trattore e anch'io. un operaio libero, si possono buttare. Ragazzi, si è rotto nuovamente il site, che come vedete sono col mouse e tastiera. Sono ritornato alle vecchie origini, mi sembra neanche vero. Te tocca anche a te. mi tocca. Si è rotto di nuovo e suppongo stesso problema della scorsa volta, quindi adesso vedremo se Dai che garanzia. tiro sotto poi astro. Se Poi garanzia astro. risponde ancora e magari salta fuori un altro site da darvi, Astro. oppure se me lo devo riparare me lo tengo, sempre se riesco a ripararlo. Perché da un errorino diverso, da anche un sovraccarico dell'USB, oltre a un, diciamo, un abbandono del segnale. Va bene, detto questo, vi avevo promesso che andavamo ad acquistare un po' di vacche, quindi eccoci pronti. Allora, direi di prendere magari comunque due o tre gallinelle per far felice Beh, un poastro, qualcuno. un poastro che musa. Con 16 gallinelle ti vanno bene, Monster? 20. No, Oh, 16 ogni. l'esigente, ciao. Esigente. Come vacche, Poi sono ragazzi, ne allora. prendiamo. Come vacche ne prendiamo magari una ventina. Intanto vedo che sono aumentati i soldi e siamo Vendo se. ancora. Porco. No, da vendere ancora o basta? Cosa dici? Ho fatto uno scarico, ce ne abbiamo, Se aspetta. 114.000. il prezzo è buono, perché ragazzi abbiamo tutti i prezzi bassi, tutti, anche la colza dovrebbe essere 2000 e qualcosa, invece siamo a 1400, 1400, 800, tutti i prezzi scrausi. L'unico è il cipato, 3400 euro tonnellata e basta. Esilato Resto magari. no, il cipato Esilato semmai. Mentre vabbè, abbiamo i girasoli che sono in, diciamo, in crescita, a 1560, quindi penso che quello sia il suo prezzo massimo. Perciò, dato che abbiamo ancora 114.000 litri, quasi quasi direi di venderli tutti, magari prossimamente fare qualche campo più grosso. Ecco, magari facciamo il campo numero 3, campo numero 3 di girasoli, sunflowers. Non ne abbiamo seminati in questa tournée, quindi direi che il campo 3 si può erpicare e seminare di girasoli. Erpicare solo. Sì, erpicare, vabbè, no, che erpicare, seminare solo Oh, ormai. te che dito può erpicare mi può erpicare solo perché te che dito proprio in sta maniera qua. Vabbè, Boh, no, vabbè. non ci siamo capiti. Vabbè ragazzi, vacche sono state comprate, quindi andiamo a vedere se sono arrivate in stalla.
se sono state istruite bene Monster per si la sta andando a controllare gallina, secondo me. No, non sono andato a controllare. Ma fra poco, adesso che è a notte. Allora, qua dentro in sala non c'è nessuno, c'è solo un po' di paglia in mezzo che penso sia stata scaricata forse. L'abbiamo scaricata prima casinista, mi sa. Tempo indietro, perché comunque qualche litro ci Anche. sta. Ed ecco qua le nostre vacche, quelle qui, finalmente iniziano ad arrivare i primi animals all'interno del server free. Questa è la mangiatoia praticamente dove devono essere scaricati il silato e tutte quelle cose lì, tranne la paglia che si può scaricare direttamente dentro la stalla. Qui poi abbiamo anche milk, latte, che deve essere caricato da una botte apposta e portato in un punto di vendita che penso Android sa bene, dato che durante le prove diciamo era lui che gironzolava con la botte del latte. Aveva 24 ore su 24 sulla mappa. Sì, oddio, Sì. Il spero di ricordarmelo. punto Ah, di sì, vabbè, vendita è sì. vicino al campo 22 in quella zona industriale. Industrie, là. Sì. E quindi Hazelwerk. aspetta. Sì, mi ricordo io, so Hey, tutto io. Hazelwerk Industry. Non Erano andremo tutte mai a bestie. completare tutti i processi Oh, fu. industriali Big della Farm. mappa, però insomma cercheremo di averne al meglio. Il mix station è quasi pronto, manca l'insilato, che arriverà tra non molto. Intanto possiamo andare a vedere un attimino la produttività delle nostre vacche, mucche. 10% produttività al 10%, abbiamo 140 160 litri di concime, zero deposito di latte, zero acqua. Aspetta, dobbiamo dargli anche l'acqua. Ma è la Mangiatoia, grande. adesso dobbiamo Ma in teoria la scaricare. botte è la stessa per l'acqua e il latte, non mi sbaglio. Sì, però adesso bisogna vedere un attimo se mi ricordo che si possa scaricare la botte e svuotare del tutto, se no dobbiamo prendere magari più botti per riuscire a gestire. Ma ne prendiamo una di bianca per il latte, una azzurra per l'acqua e una nera Per il liquido manure. per il liquid manure e altri trasporti. Magari anche di gasolio, se serve, magari un'urgenza o E cose così. 300 millilitri di gasolio, oddio, ma te Vabbè. avanti. Comunque, niente, ragazzi, qui dobbiamo portare un po' di erba. Quindi richiedo erba. Ah. Oh, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. No, aspetta, dovrei riuscire. Vabbè, ma ti apporto fresca dai Io campi. ho paglia caricata qua sul. No, il mio trattore. Si può neanche controllare Marco, se vuoi qua. te la porto io fresca dai campi, che la sto raccogliendo. Aspetta, che voglio. No, devo fare delle prove. Allora, paglia ne abbiamo 9100 litri, quindi non ci serve portare la paglia dalle vacche. Oh, ma c'è un concorrente qua. Mamma mia, ragazzi, non sono più abituato a giocare con mouse e Ma tastiera. Marco, Mamma mia. siccome la paglia era stata scaricata prima di comprare le vacche, magari ce ne sta ancora dalle vacche. Prova a darle. Esatto, stavo andando a fare quello, ma E sono poi tornato, adesso prova a noi guardare. siamo Sì, sempre in è bianco. un ragionamento che stavo facendo anch'io finché stavo portando indietro il rimorchio, però vabbè, Beh, io dai. Nel sto arrivando con caso, l'erba. cosa bisogna seminare al 6? Al Oh, 6 vedi quello che abbiamo meno sui silos guarda che qua vuoi tutti e far nafta, ne diciamo ecco, i no. maschi. Questi cacco si devono aspettare che venga serve. Frumento. Francia, hai finito di vendere di sunflower? Ah no, ho venduto tutto io, Che sei libero tu, hai il sono carro. sotto la trebbia. Marco, vuoi che scarico Ah, l'erba delle vacche? ci Sì. vorrebbe No, qualcuno mi che la arrangio, mi arrangio. vende. Scaricala in home dopo. Silos qua, sì. Che allora così Qualcuno che almeno la vende. registro, Mandami faccio presto. vedere i processi produttivi ai fans, Telespettatore. ai spettatori. Qualcuno che va a vendere un carro di colza all'Olmuel che lo pagano 1.500. Guarda se c'è qualcuno che non ha C'è niente da a fare. sinistra che sta arrivando a Ma casa. piuttosto finisci i girasoli perché Tutti fuori. 1.500 la colza è un po' uno spreco, secondo me. Si potrebbe aspettare un'offerta migliore, un Il prezzo tempo migliore. massimo è anche a 4.000, eh.
Comunque una sfida aperta, signor Marcoggio, che sfida? Di fare tutto il 13 di erba, tutto. Vada, vada. Entro fine money. Serata non credo, ma per qualche serata. Fine serata no, però. Beh, è una poi bella sfida. Poi qui abbiamo il deposito. Fai vedere di la dimensione del 13. Sulla... Sì, sì, ma l'hanno visto molto molto bene il campo 13. Beh, guardate il campo 22. Boh, barbabietole o patate. Dico solo che questo. Comunque abbiamo anche il deposito di insilato fermentato qui in casa, perciò adesso non mi ricordo, ma so che c'erano delle altre vasche, diciamo c'erano tre vasche dell'insilato posizionate qui vicino casa, forse dove c'è il simbolo di silos tra il campo 12 e il campo 11. Casomai dopo andrò a vedere. In modo da, se facciamo insilato, lo facciamo diciamo in quella zona lì, andiamo a scaricarlo lì, poi una volta che l'insilato è stato fermentato svuotiamo le vasche e ci portiamo tutto a casa, così poi per le vacche siamo più che vicini e anche diciamo un po' per gli altri animali, anche se devo dire che per gli altri animali forse siamo più vicini con i vasconi del biogas, magari ne dedichiamo uno da tenerlo pieno per guardi bene e tirai. Adesso vediamo se l'erba la accetta dentro in stalla oppure se dobbiamo per forza di cose andare sulla mangiatoia. L'ultima volta che avevo fatto dei test dovevamo andare sulla mangiatoia, però adesso giusto che siamo, sto registrando il video. Infatti non me la scarica l'erba, non me la scarica dentro la stalla. L'erba la devi scaricare, sì, io so, esternamente. Ho voluto vedere, confermare. Confermare questa cosa. Quindi la paglia sostanzialmente va dentro la ecco qua, un po' di paltano, poi è anche piovuto prima, quindi ce n'è ancora di più. Guarda che sono bastati bastardi a mettermi il fango qua sul ma hanno messo il fango su posti strani, anche qua dove sei salite tutto il fango, cioè. Altro che Kiro qua. Stronzetti, ero armato. Bene, scaricato anche un po' di paglia. Niente, adesso vediamo se riusciamo a vendere qualcosina dei silos e vedremo di procurarci una cisterna almeno per l'acqua, anche piccolina, anche quella originale. Adesso vedremo. E per il momento, dato che abbiamo piccoli mezzi, per l'acqua da dare alle nostre vacche per incentivare la produzione e quindi aver poi maggior guadagno di latte e altre cose. Vabbè, andiamo avanti. Sono state acquistate due botti, una per il latte, quella bianca, e una per l'acqua, quella azzurra, e poi quando sarà necessario andremo a prendere anche quella per il liquido e manure. Nel frattempo portiamo a casa quella dell'acqua, che le nostre povere vacche sono senza acqua. Abbiamo produttività del 44% perché gli è arrivata un po' di erba, e abbiamo paglia, erba, e adesso li andremo a portare anche l'acqua. E poi per quanto riguarda l'insilato e la razione mista bisognerà aspettare le prossime puntate, perché andremo all'acquisto di una trincia e quindi insomma poi arriverà anche l'insilato. Non sono ancora andato a vedere per le vasche dell'insilato, ma a breve andremo. Poi ragazzi, adesso portiamo a casa queste e dopo vediamo, perché abbiamo il nostro DVD che è il campo 13 in raccolta erba con il Bergman, e Bergman è un po' piccoletto se pensiamo che poi l'erba sarà uno dei principali prodotti che dovremmo diciamo lavorare, ecco, raccogliere. Perciò ci sarebbe un'idea di portare a casa un Pottinger Jumbo da Pino Rimorchi, Pino Rimorchi sempre quelli della scorsa serie, li abbiamo traghettati, e quindi insomma si potrebbe prendere qualcosina da Tony, passati un attimo da Tony, revisione, si potrebbero prendere per facilitare la raccolta senza fare 100.000 viaggi, e anche per un investimento futuro per quando avremo anche magari altri animali che hanno bisogno, oppure
comunque tante vacche, perché ne prenderemo tante tante tante, che avranno bisogno sempre di più erba. Intanto parte qualche laghettino adesso, sembra botte vuota, sembra riuscire a trainarla il piccolo Doiz. Madonna, come... non vedo niente, tu sei a strada. Sì, è un po' scuretto, devo dire. Un po', cioè, non so. Vabbè, riesco ancora a la luminosità del vostro gioco. No, peccato, sono in mezzo al campo e non vedo così aria qua al punto. Riesco ancora a giocare con mouse e tastiera, qualcosina riesco a ricordarmi. Qualche, siccome ho giocato solamente qualche mese con mouse e tastiera, nel 2009 allora adesso qua, aspetta che io vorrei un bel 980 qua, ma potrebbero fare un bel Fiat 980 da mettermi qua in gioco. Chi lo farà ci sarà una bella ricompensa. Sarà una ricompensa d'onore se qualcuno lo fa. Ma da zero lo deve fare, da zero. E sound forniti, possiamo fornire i sound. Sound, foto, dettagli, posso fornirle io personalmente, quindi insomma, siamo più che by F Mark 95. Bene, prendiamo un po' di velocità e vediamo se riusciamo ad andarci a schiantare. Portiamo a casa ste botti e appena arrivo a casa vediamo di dare un po' di acqua alle nostre vacche. Sulla strada è ancora lunga, come potete vedere dalla mia freccetta al campo 16. Ah, ti vedo con un simbolo del carburante del tripio. Sì, praticamente è come avere uno che c'ava il gasolio, no? Che va via con... Esatto. Ah, il teschiamo subito. Siamo giunti in farm, dovrebbe esserci la fontana dell'acqua qua da qualche parte, eccola qua. Adesso qui abbiamo un bel problemino. Abbiamo un bel problemino perché ho ancora i comandi impostati della console. Tasto R la ricarica. Sì, perché bisogna... te lo metto a caricare io? Bisogna che mi compara, che mi compaia il... Il simbolo. Il simbolo? Schiccia. Aspetta che mi giro un po' un attimo qua, perché già tra Torino e Scrauso che non ha forza di girarsi. Collegato. Trattere nuovo. Che c'è un problema, mi sono impiantato. Non devi riempire il deus d'acqua. Buono. Sì, il radiatore ma riserva. Vedi, non va né O né R. Fa vedere. Guarda chat, Francia. Aspetta che. Guarda a casa sinistra il tuo. Sì, che c'è. Forza di. Se tieni selezionato il dolly per forza non ti. Porca miseria, ma vai in Mongolia. Marco va a venire all'altro. Con sta tastiera abituato col side che mi ha scombusso da tutto. Non mi ero accorto del. Poi jumbo. Pensavo fosse ancora selezionata la botte. Sì, ma l'acqua adesso proviamo a vedere se ci va dentro la stalla o fuori. Bene, adesso vediamo il Deutz soffrire. Quanto gatto carica? Ho caricato, ho riempito la botte e non va più avanti. Aspetta che arrivo col magno. Ma non va avanti. Trattore nuovo. Aspetta che arrivo mica col magno, ma caina. Adesso fai un po' di circo. Non va mica avanti. Trattore nuovo. Show marker, tasto 10, non ce l'ho. Marco, hai tu problemi? Siete in difficoltà? Sì, abbastanza. Guarda cosa è dietro alla tua botte. Sì, sto notando una trebbia. Ma io guarda che ho la botte azzurra.
Sì, lo so, lo sto posizionando per bene. Di lì alla botte bianca di parcheggiarla in farm da qualche Marco, parte. Se te vuoi arrivo mico a Caena e... No, Marco, c'è un problema, non la tiro neanch'io. Ecco, quindi... Qui, ragazzi, ci starebbe bene un... il K700. Oh, dai! Marco, se devo arrivare mico a Caena, aspetta. Dai! Sì, se quell'altro non si punta contro il T... Aspetta che arrivo, fermi! Arrivo... Cos'è a Caena? Aspetta che ha su quel carro che io sono in mezzo. Oh, ma pare che il trattore è proprio morto, E buono, gira, già e non mi è qua. Oh. Cioè, tutto accelerato. Sì. Aspetta che arrivo cocaina. Sì, Android non sta venendo dolce, faccio fatica. Marco, dove sì io che arrivo? Siamo qui. Sì, ma Android non sta. Ma... Sì, ma se te vai in seguito diretto, quella dove non vedi io più. Che sei una Savora a casa qua. Ma perché l'altro Marco, che non che sei una Savora libera? Sì, ci sono Zavora, sì. Dove sei? Che sennò non si sta cacaina. Ma Android, ma se dobbiamo andare di là, ma cosa fai? Perché così te cominci a prendere la rincorsa. Ma rincorsa dove? Che trattore non si muove da mezzo millimetro. Penso mi date a... Sì, ma ho da andare su da che altra parte e c'è perdere in corso. Oh, Loren qua, Ganna Savora che domanda si mi ha dato. Vabbè ragazzi, adesso vedremo di risolvere. Non si attacca Caena. Adesso vedremo di risolvere questo problema della mancata potenza e poi daremo l'acqua alle vacche. Stiamo cercando di spingere la botte, ma invano non lo stava a guardare Dio parattia. Adesso c'è qualche problemino di pantano. Ma comunque Monster ti è comparso il simbolo di... Oh, niente. No, allora si vedeva messa dentro la... Ma andrà messa pur da qualche 3, parte. 4, 5 trattori che tirano da botte. Stiamo ancora cercando di capire come... Marco, da quando che mi tocca tirare a botte adesso con gli 50 litri? ma dobbiamo capire come scaricare la botte, perché mi sembra... Orco, ma dove vai? Guarda di guardare. Mi sa che è andata leggermente in drift la botte. No, dobbiamo provare a entrare dentro la... Perché qui dalle galline basta andare sul serbatoio quadrato qua e si scarica. E guarda, cioè, sicuri che sia finta sta botte? Guarda che di solito che a botte là scarichi l'acqua. Proviamo ad andare dentro la mangiatoia, dai. Cuccia! No, ma prova... Sì, beh, prova sulle righe in centro, vediamo. Dei curvi! Calma! Pian! Che ti incastri, pian. Ecco. E che andare dentro. Ti va avanti che ti pisso mi. Va avanti. Aspetta, fermo. Sì, che è possibile. Non ho preso la patente per il trattore sull'Oveto Kinder. Dai, avanti. Fermo, fermo. Dai, no. Dai, accelera. Comunque qui ragazzi ci vuole il K700. Va avanti che te la palo stesso. Dai. Ma ti dà qualche punto di qualcosa, qualche... No, perché il Deus è là? No. Allora bisogna entrare in centro forse. Oddio. Aspetta, mi sa incastrare, ma che cazzo. Ma vedi. Oh ragazzi, qua bisogna cercare di capire come svuotare la botte senza poterla scaricare. Una volta si... Io mi ricordo c'erano delle botte che si riuscivano a fare. Devo guardare sta botte qua, che tasto magico che ha, perché sennò veramente siamo presi male. Se capputta in basso il trattore. No, qua niente, qui niente. No, dai, provate a entrare al centro. Dove c'è la paglia? Tu fermo là. Dove c'è la paglia bisogna provare a entrare. Qua dentro. No, prova, andiamo, facciamo il giro, andiamo là dalla botte prima. Così andiamo anche dopo, facciamo tutti in uno. Ecco come fa ad andare lì. Sono passato. Dio. Oh, qualcuno che si può andare lì dentro. Cuccia. No, in realtà no. In corsa. Occhio. Cuccia. No, qui ragazzi ci vuole in affitto un Fendet. Cioè, scusate, un K700 The King of the Power. Vai. Cioè, non so. Aspetta che mi ha fatto. Abbiamo.
Ma perché sei mi verrà avanti sei inutile in quel modo. Guarda che fai, Iori, Oh, ma attacca quattro frecce che sei un carico generale. No, non so solo il paltano. No, guarda che paltano, guarda che ci stai cattivi a mettere il paltano qua, ragazzi. Vai, dalla botte, dalla botte. Dai, urta, urta. Tutti in drift. Marco, capacità massima riempita. Ma vai. E avanti con il ciclo. Allora ragazzi, adesso vediamo se riusciamo a scaricare. Sarà una storia lunga, mi sa. Mari, basta andare da fuori sulla botte grigia piccola qua e adesso proviamo a andare. Esatto, adesso proviamo. Se fosse perché... solo così, ti prendi tante due parole. Sì. Perché ti avevo detto tipo 20 volte. Abbiamo sì, ma... fatto il giro 30 volte in piantai, tutto Dio. Cioè, ma non sono... Bisogna riuscire a scaricare sta botte e svuotarla. Ma l'acqua. Ma si poteva fare. Ma certo l'acqua. Dai, vai avanti. Cucciare. Tente Sing sta solo. Notte. Ciao, notte. Aspetta. Adesso è. Dai. Via. Urta. Noise. Vai. Sei notte. No ragazzi, basta. Un fio di retro. Chiamo. Vai Drio. Chiedo in ausilio il The King, perché qua. No, aspetta, che fai musica. Dai, c'era Dio buono. Teo! Ce l'ha spaccatutto qua. Si è rotta la lalla, ragazzi. Dividi fermo. Abbiamo rotto tutto. Ma sto qua che entra. Siamo riusciti a portare la botte in posizione, però ho dovuto chiamare Tony che mi affittasse un trattore leggermente pistolato. Comunque vabbè, è questa botticella qui grigia, scarico dell'acqua, sono andati 11.000 litri, però comunque adesso... Okay. Oster sgancia qua la botte, non sta mai più. Ecco, forse sì, è meglio che lasciamo la botte qui così. Bene, andiamo in retromarcia. L'odore che spinge Poretto. Niente, lasciamo lì la botte. Cioè adesso c'è un altro problema, che la botte bianca per, non so se per sbaglio ci siamo capiti male, è stata riempita di acqua anche quella. Quindi bisogna vedere là. Marco, game of scursa la caena. Cioè game of slogan la caena in mezzo metro. Forza a tirare. No, bisogna capire se queste botti qua si riescono a svuotare o meno. E mi ricordo c'erano delle botti che si svuotavano. Go through a rode, forse tirare. Mi sono anche in riserva adesso. Go consumo a 56 elite. Show marker, che non so cosa sia. Hit the marker. Non riesco a capire cosa sia. Vabbè ragazzi, eccola. Vediamo, se no casomai resettiamo a botte, ma si svuota adesso. Ci serve vuota in poche parole. Niente ragazzi, ho dovuto vendere e ricomprare la botte per... te perso un tocco. Ho dovuto vendere e ricomprare la botte ragazzi per poterla traghetto svuotare, quindi bisogna stare attenti a caricare le cose giuste. E ma buonasera. Mamma che tremo. Mamma. Tanto il capo 13 è in fase di macinazione e prossima puntata arriverà l'autocaricante by Pino Rimorchi. Pino Rimorchi, dove arrivare. Così insomma da risolvere eventuali problemi di tempistica. Direi che per questa puntata è tutto, abbiamo tribolato abbastanza con quella botte carica e strapesante, fortuna è arrivato qui K700, mi è stato dato in affitto adesso, quindi non penso prossime puntate non lo rivedrete e poi lo acquisterò io in persona. E niente ragazzi, dovete salutare e... Tu non lancia il comando, arrivo qua. Ah, non ce l'ho anche fatto, allora. Bene, già salutato. Ringrazio tutti,
mi raccomando, tenetevi pronti per le prossime puntate, commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Adesso dobbiamo trovare un posto per questa botte e guai chi che la carica di acqua, perché la fa spostare a mano, gliela faccio spostare. No, che fermo bene tutto. Mettila là dal dal latte, se ce n'è 2-3 litri li carichi, poi dopo non carichi. Sì, bisogna, no, appunto, bisogna caricare 2-3 litri di latte, dopo la mettiamo via, e quando sarà ora in futuro di vendere il latte che ne abbiamo tanto, allora a quel punto là tiriamo fuori la botte e la riempiamo. Ma se noi carichiamo un po' di latte, poi non dovremo più essere in grado di caricare altre cose. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.